Ciao Cristiano, Ciao buonasera. Salute, Marco, salute, ciao. eccoci qua. E allora di cosa si parla stasera? Siamo all'inizio di marzo e più o meno sono 100 giorni, qualcosa in più, dall'esame di maturità. Tu ricordi quando hai fatto i 100 giorni ai tempi dell'esame di maturità? Bei tempi, eh? Ecco, allora l'idea potrebbe essere quella, visto che c'è tanta gente che a distanza anche di 25-30 anni manifesta questo ricordo di questo incubo, no, dell'esame di maturità, che per molti è stato ora, personalmente per me non è stato così, non so per te, dimmi tu, è stata Neanche, una cosa. neanche. Lo ricordo con piacere, mi sono divertito un sacco, sia durante ma anche nella preparazione. E poi dopo lascio solo immaginare. Sì, Certo. tantissimo. No, infatti devo dire che anche per me fu un'esperienza piacevole. Io ho sentito molto più la pressione durante l'università che non per l'esame di maturità, devo essere sincero. Però incontro tuttora persone che a distanza di tanti anni dico: ah sì, l'esame di maturità è stata una delle cose più stressanti della mia vita. Ed in effetti succede se non si affronta l'esame di maturità in questo caso, ma potremmo fare il ragionamento per qualsiasi tipo di esame di verifica, sia esso una laurea, una credenziale professionale, che è un progetto. Quindi se non lo affrontiamo come tale, ci condanniamo probabilmente a un periodo di stress, a un periodo di grande ansia, perché sentiamo di non avere il controllo delle cose. Quindi l'idea è quella di rivolgerci ai ragazzi che tra 3 mesi, poco più, faranno l'esame di maturità, per dargli qualche suggerimento, se possibile. Loro sono già project manager, non sanno di esserlo, come molti, e quindi l'idea potrebbe essere quella di dargli qualche dritta per vivere con meno ansia. Sono perfettamente d'accordo, colgo due o tre spunti che hai già detto, del tipo che sono project manager senza saperlo, di fatto tutti coloro, tutti noi che affrontiamo non solo lavorativamente parlando, a parte che il loro mestiere è studiare, ma anche nella vita privata quando affrontiamo dei progetti li gestiamo in prima persona, li conduciamo, facciamo e gestiamo progetti. E forse vale la pena proprio di partire dichiarando quale sia il progetto. Il progetto ha un intervallo temporale, evidentemente essendo fissata la data dell'esame è abbastanza chiaro che è temporaneo e devono arrivare pronti per quel giorno, non possono offrire scuse per dilatare o dilungare lo spazio di studio, il tempo, il periodo di studio. E qual è il deliverable, cioè che caratterizza ogni progetto, quello che deve essere consegnato alla fine? Beh, immagino che si chiami esame superato. Poi Esattamente. la valutazione è probabilmente una valutazione del cliente, chiamiamolo così, che ci valuterà il nostro deliverable e lo validerà con un grado di qualità percepita o comunque rilevata. Ti suona familiare? Assolutamente sì. I deliverable potrebbero essere, se vuoi, i compiti scritti che uno fa, no? Il primo giorno, il secondo giorno e l'interrogazione, però in qualche modo. Anche se fisicamente tu li costruisci in quel giorno, li hai preparati prima, quindi tutto il lavoro che c'è da fare prima poi è propedeutico e fondamentale. Mi torna assolutamente, quindi l'esame, la preparazione dell'esame corrisponde proprio perfettamente alla definizione di progetto. Fare una serie di attività, in questo caso studio, memorizzazione, organizzazione di contenuti, per conseguire un risultato ben preciso in un tempo ben definito che molto spesso non controlliamo. Poi, nel caso della maturità, è una deadline che è stabilita dall'esterno, dal È MIUR, per imposta. cui è imposta e non ci sono problemi. Una cosa che si sente spesso dire della scuola è che la scuola insegna tante cose, ma non insegna a studiare. Vero. Vero? Cioè c'è un problema di metodo che molti lamentano, nel senso che la maggior parte degli studenti poi si trova il proprio metodo sperimentando da sé. E forse appunto conoscere qualche concetto di project management va proprio nella direzione di quel metodo, quella minima cassetta di attrezzi, no? Come la chiamiamo noi, di strumenti per poter in qualche modo gestire situazioni come questa. Che dici? Io dico che, perfettamente d'accordo, si aggiunge anche un po' di time management, cioè di gestione del tempo, o come preferisco io chiamarlo, non è la gestione del tempo, ma gestirsi nel tempo, cioè gestire le proprie attività
vanno collocati ovviamente in un arco temporale, perché di project management, insomma, ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora in diverse occasioni, ma fa parte di questo anche un po' di disciplina, un po' di impostazione delle proprie attività nel tempo per fare in modo che si riesca a fare nel tempo concessoci quello che riteniamo necessario fare. Io direi ai ragazzi, tra l'altro, che forse non lo sanno, che il loro essere studenti ha dato anche, come dire, il nome ad un particolare comportamento che nel project management è noto, che si chiama appunto sindrome dello studente, forse loro non lo sanno, no? Che proprio consiste in questa incapacità o insufficienza di gestione nel tempo. La sindrome dello studente, in poche parole, significa che quando noi abbiamo del tempo davanti a noi, una scadenza che apparentemente ci sembra lontana, quindi comoda, ce la prendiamo comoda, appunto, troppo comoda. Quindi procrastiniamo l'inizio dell'attività, facciamo passare del tempo, perché pensiamo, vabbè, mancano 3 mesi. Poi dopo una settimana dici, vabbè, ma mancano due mesi e tre settimane. E prosegui così fin quando non ti svegli la mattina che dici, mancano 15 giorni, oddio. E quindi fai questa corsa, questo rush finale nel mentre. Notti intense di studio matto, disperatissimo, di leopardiana memoria, Bravo. con caffè a fiumi per poter fare tutto ciò che si doveva fare con calma nel tempo, ma ristretto e compattato tutto negli ultimi giorni. Sindrome dello studente. Sindrome dello studente, che poi va di pari passo con un altro problema, no? Tipico della gestione del tempo, che è la famosa legge di Parkinson, che non c'entra con il terribile morbo, per carità. Il signor Parkinson è questo studioso che sostanzialmente fece questa osservazione che quando noi abbiamo del tempo a disposizione maggiore di quello che effettivamente ci servirebbe per fare una certa cosa, finisce che ce lo prendiamo tutto. Un esempio che io faccio spesso è quello che se tu hai una riunione di lavoro che ha un'agenda ben definita, che ti deve portare via non più di mezz'ora, ma prenoti per quel gruppo di persone una sala per 3 ore, quelli staranno a parlare per 3 ore comunque e non finiranno, perché il fatto di sapere di avere a disposizione del tempo comunque ti porta a consumarlo tutto. Quindi, in qualche maniera, questa combinazione micidiale, no? Tra sindrome dello studente, cioè comincio tardi o non comincio subito forte come dovrei. Legge di Parkinson, comunque occupo tutto il tempo che ho a disposizione, crea una miscela che poi ti porta a renderti conto quando è troppo tardi che non ce la farai o che avrai delle difficoltà e quindi tutto questo genera quell'ansia, quello stress che poi appunto fa sì che 30 anni dopo uno si ricordi l'esame di maturità, mamma mia, vero? E quindi che cosa gli possiamo dire a questi studenti? Beh, in parte già abbiamo cominciato. Io direi chi ha tempo non aspetti tempo, che dici? Questa Corretto. è la prima cosa. Sì, e poi diciamo che può essere d'aiuto invece che vedere, cioè, crearsi i presupposti per cadere nella sindrome dello studente, cioè vedere una scadenza molto lontana, crearsene di scadenze più a breve, cioè andare a frammentare, a spezzettare l'intervallo di tempo complessivo in piccoli intervalli di tempo con dei traguardi che ci possono essere anche d'aiuto per verificare anche il nostro grado di apprendimento su tematiche specifiche. Quindi già un po' dividere ed imparare in tutto ciò che c'è da fare per l'esame ci permette di dominare un po' meglio gli argomenti ed essere anche, mi permetto di aggiungere anche un altro aspetto più emotivo, è di vedere un po' confermato un po' di autostima man mano che ci si rende conto di aumentare di preparazione. Però insomma, questo è un po' un'architettura generale, si può andare poi nel un po' più nel dettaglio, secondo me merita anche suggerire qualche tecnica, qualche spunto più pragmatico per organizzarci questi intervalli di tempi. Che dici? È giusto, quindi io partirei intanto dalla considerazione del perimetro di lavoro che tu sai di dover fare. E quindi nel caso dell'esame di maturità il perimetro sostanzialmente è già determinato, perché c'è un programma scolastico che dovrebbe esserti noto, quindi mi sentirei di dire che se non conosci il programma dell'esame hai un problema un po' più grande prima. Quindi supponiamo che tu lo conosca, quindi sai su quali materie verte la prova, quali prove ci sono, quindi sei in grado di definire il perimetro di quello che dovresti sapere, ciò che noi Lo chiamiamo scopo. scope, lo scope del nostro progetto. E già questo è un buon punto di partenza. A questo punto,
dovresti misurare questo perimetro in termini di dimensione e provare a rapportarlo all'impegno che prevedi di dover spendere per coprire tutto quel perimetro, E tu posto che. dici quindi potrebbe valere la pena farsi una lista degli argomenti andando un po' nel dettaglio, che poi penso che usino un software Excel o carta e penna nel migliore dei casi, cioè andarsi a spezzettare un po' tutto quello che si devono preoccupare di studiare, cercando di correlare una quantità, un numero che possa essere di pagine o di ore o di giornate da dedicare allo studio di quella specifica riga, no? Immagino che possa essere questo un buon approccio. Assolutamente sì, quindi io potrei consigliare, per esempio, di dividere per materie, perché già le diverse materie sono raggruppamenti, sono perimetri parziali. Quindi per ciascuna materia, poi non faccio n liste, ne facciamo una sola, ma ogni materia rappresenta un gruppo di righe di questa lista che noi ci costruiamo. E dentro questa lista ci mettiamo gli argomenti, le tematiche, i topic di quella specifica materia. A quel punto proviamo a misurare, quindi il programma di fisica è fatto da n argomenti, in quante giornate di impegno lo traduco? Per poter dire una cosa del genere devo passare attraverso una misura della dimensione del programma un po' più diciamo, concreta. Certo. Allora, se io ho il mio libro di fisica, il libro è fatto da n pagine, quindi avrò un numero di pagine che coprono gli argomenti del programma di fisica. Quindi io avrò nella mia lista il gruppo delle righe degli argomenti di fisica e potrei riuscire a mettere a fianco di ciascuna riga il numero di pagine presunto che dovrei studiare per coprire quell'argomento specifico. Non è una cosa precisa, chiaramente, è un'approssimazione, però ti dà già una misura concreta, perché poi devi fare questo ragionamento. Come faccio a tradurre il numero di pagine in impegno in giornate? Beh, lascio a te la parola sulla produttività, no? Su questo A me concetto di mi fa produttività. sorridere perché mi immagino già delle valutazioni del tipo: ma è scritto piccolo, è scritto grande, ci sono delle figure. Esatto. Classiche obiezioni che poi nascono anche in altri contesti di progetto quando si cerca di dare un metro per stimare, no? Ci sono sempre le mille occasioni per poter valutare altri metri o non valutarne uno affatto, nessuno affatto. Invece uno, qualsiasi esso sia, o meglio, quello che ci permette di interpretare alla stessa maniera, con lo stesso metro, fare misura delle diverse materie, dei diversi approcci, delle diverse parti, è quello che ci servirà di più. Ovvio, come tu hai detto, non sarà precisissimo, non sarà neanche probabilmente molto accurato, ma ci darà una dimensione, ci darà il modo di capire quanto è alta, io ti faccio questa metafora, quanto è alta la montagna per poter un po' calibrare le nostre forze per poterla scalare tutta intera, altrimenti è difficile partire e poi non ci si riesce a orientare attraverso questo mare di informazioni che devono essere assimilate. Quindi, per materia, suddividendolo per parti, per argomenti, per macro temi e poi andare col numero di pagine o io mi permetterei anche di poter elaborare una stima di ore di studio necessarie, magari molto correlate le pagine, però che magari travalichi appunto l'aspetto di argomenti più facili, argomenti più difficili, argomenti che magari hanno da sviluppare degli esercizi o piuttosto che siano meramente teorici. Quindi una valutazione comunque e una misura, una pesatura di quanta fatica, chiamiamola fatica, effort, quante ore di studio sia necessario per ognuna di queste piccole righe del nostro elenco da spuntare prima della data fatidica. Perfetto, e quindi così se noi lo completiamo su tutto, tireremo fuori una lista abbastanza cospicua considerando quante sono le materie, immagino con diverse decine di righe complessivamente, dove idealmente a fianco di ogni riga c'è un'indicazione della dimensione di quell'argomento, data come numero di pagine o come numero di ore equivalenti che possiamo considerare, sulla base di considerazioni poi anche soggettive, no? Della persona. A questo punto, però, siccome noi da qui alla data dell'esame abbiamo un certo numero di giorni finito, dovremmo provare a far star dentro tutto quel perimetro, quel lavoro, nel tempo che abbiamo a disposizione. E non è detto che quel perimetro ci entri completamente. Allora, Ah. Beh, perché sai, uno dice. permettimi, altrettanto non è detto che si parta da zero. Probabilmente diversi degli Ovviamente. argomenti sono già non perfettamente, no, fra le dita,
ma magari siamo a un buon punto, quindi si tratta solo di approfondire, di consolidare qualche conoscenza. Quindi forse anche questa valutazione potrebbe essere inserita, eh? Sono d'accordo, quindi a questo punto per ciascuna tematica, individuata la dimensione della tematica in pagine o in ore, bisognerebbe fare una sorta di valutazione, di assessment, come dicono Sì. quelli bravi, diciamo un esame di coscienza in questo caso. Ecco, meglio. Ok, l'argomento X che cuba 20 pagine o cuba X ore, io oggettivamente a che livello di completamento mi sento per ciò che ho fatto negli anni precedenti, per quanto lo conosco? Dire di essere a zero significa dire che quell'argomento è completamente nuovo, ma penso sia difficile che uno sia a zero completamente. Faccio una valutazione, dico sono al 50%, sono al 40%. Allora, primo suggerimento, per determinare una sorta di valore di partenza, non inventarsi nulla, utilizziamo 3-4 valori equamente distanziati, fammi dire 25, 50, 75% e 100%, perché tanto è impossibile dire sono al 57% Sì. invece di al 64%, bisognerebbe essere dei fenomeni per Prima. saperlo. E quindi a questo punto tu hai un'indicazione del lavoro residuo, grosso modo, che dovresti fare per coprire completamente al 100% quell'argomento. Quindi un argomento da 20 pagine, tu sei al 50% vuol dire che devi fare 10 pagine equivalenti per completarlo e così vale per tutti. Quindi a questo punto io farei un'altra cosa però, siccome non abbiamo Permettimi, ancora. un'aggiunta credo che Prego. possa essere anche questa, perché tu l'hai correttamente calibrato sul numero di pagine, quindi il 50% di 20 è uguale a 10, ma potrebbe essere un ragionamento simile che porta a dire siamo al 50% perché sì, le ho lette tutte le 20 pagine o magari ho profuso le intere 2 ore di studio che sono richieste, o meglio, una delle 2 ore di studio che sono richieste a questo argomento, devo rileggerlo un'altra volta, devo riapprofondire per consolidare la conoscenza. Quindi quel 50% non vuol dire sempre che siamo a metà delle pagine, ma potrebbe essere ho capito, ho interpretato correttamente, ma devo fare qualche esercizio per consolidare e sentirlo, nelle mie corde, no? Quindi non sono ancora pienamente confidente, me lo sento sicuro a metà, ecco, un po' questo potrebbe essere. Assolutamente, il 50% può essere inteso sia come a seconda di come studi, se studi verticalmente per singoli pezzi o se studi in più passate. Se tu, per esempio, per memorizzare bene qualcosa la fai in due passate, poniamo, hai fatto la prima passata su tutto, sei al 50%. Quindi il tuo 50% dipende anche dal metodo che usi per apprendere e per memorizzare contenuti. Però Motivo direi in che, più, siccome non abbiamo ancora la certezza, prego, dimmi. devo dire che anche in questo un po' di adattamento, no? Un po' di tailoring, dicono quelli bravi, del metodo alle proprie capacità, alle proprie anche caratteristiche personali o alla specifica materia, che può essere quella più gradita, quella meno gradita, quella in cui ci sentiamo più portati o quella in cui troviamo più difficoltà, va un po' adattato anche a questo contesto, eh? Quindi diciamo che le similitudini si sprecano in questa circostanza. Assolutamente. Ora, sarebbe brutto se scoprissimo che poi non abbiamo il tempo per riuscire a studiare con il livello di dettaglio che vogliamo tutto quello che ci resta da studiare. In realtà è molto difficile che uno si senta preparato davvero al 100% su tutto. Avrai sempre delle aree su cui hai la sensazione di essere lacunoso. Però, se noi abbiamo fatto questo lavoro di organizzare i contenuti, di valutarne la dimensione, di valutare lo sforzo residuo che dovremmo fare, a questo punto noi facciamo una sorta di somma complessiva, potremmo fare, dire, bene, io per arrivare proprio preparato al 100% mi servirebbero X ore, per poi scoprire che da qui al giorno dell'esame io queste X ore non ce le ho, perché anche volendo i giorni non sono sufficienti. Allora, una strategia utile quale può essere? Può essere quella di mettere in priorità le cose che dobbiamo studiare. Ora, non stiamo consigliando, non ci fraintendete, non stiamo consigliando di studiare solo Stavo certe per cose sì e dirlo. certe cose no, no? Perché poi non so se a te capitava che c'erano professori di materie magari considerate meno importanti che se la prendevano molto quando avevano la sensazione che la loro materia fosse snobbata perché magari non usciva come prova scritta o non era qualcosa che era. Quindi, per carità, Sì, è ma però importante.
anche all'interno della stessa materia, cioè ci sono alcune cose che sono Certo. imprescindibili e altre che invece sì, magari vengono toccate un po' per sfortuna o perché siamo arrivati alla fine e l'hanno sentite quelle principali da tutti e alla fine vogliono variare un po'. A me è capitata una cosa del genere, ero penultimo all'esame di maturità e chiesero le cose un po' più strane perché ormai erano Non sapevano più che esausti, cosa chiedere, quindi. come variare il loro. Esatto. Vabbè. Quindi si deve studiare tutto, però avere un ordine di priorità ci aiuta anche, diciamo, se la priorità non è solo di importanza, ma anche di propedeutica degli argomenti, cioè alcuni argomenti, è inutile nasconderlo, ci aiutano a comprendere meglio altri che verranno dopo, quindi una sorta di sequenza logica, è utile, che poi non è sempre quella che possiamo trovare nell'ordine dei libri o degli appunti o degli argomenti, no? Quindi, gli argomenti...